Buonasera, ben trovati. Nuovo appuntamento con Sport Today. Come ogni giorno siamo in contemporanea su Radio Center Music e su ETV. Siamo arrivati al venerdì, l'ultimo giorno della nostra settimana. Dunque il momento per presentare quello che accadrà nel weekend sportivo, a cominciare chiaramente dal calcio. Perché? Perché c'è tanto pallone, usiamo questo termine, nel prossimo weekend. A cominciare come di consueto dal campionato di prima divisione, girone A, con l'Ascoli in campo, impegnato nella trasferta di Pagani contro la Paganese. Oggi lavoro esclusivamente tattico per i bianconeri alla città di Ascoli. Dopo un riscaldamento atletico iniziale, la squadra ha avuto modo di sperimentare alcune soluzioni tattiche con mister Pergolizzi, che cerca la soluzione migliore per il suo Ascoli, che ha trovato nel match serale di domenica scorsa alla Del Duca il primo punto per mettersi alle spalle la penalizzazione e salire a quota zero in classifica. Lavoro differenziato però per Acampora, Rosania e Scicchitano, che ha un problema muscolare, e per l'attaccante Vegnaduzzo. Domani la rifinitura mattutina alla città di Ascoli e poi la partenza per la Campania, appunto, per affrontare la trasferta di Pagani contro la Paganese. Nel campionato invece di Serie D scendiamo. Quindi andiamo a vedere il programma della terza giornata di campionato, a cominciare dalla trasferta della Recanatese sul campo del Celano, Fano Sulmona, Fermana Isernia, Olimpia Agnonese Boiano, Renato Curi Angolana Ancona, Termoli Giulianova, Vispesa Roma Ternina, e poi due derby, Matelica che riceve in casa la Jesina e soprattutto il derby bis nello spazio di appena 4 giorni del polisportivo tra Civitanovese e Maceratese, che già si sono affrontate mercoledì in Coppa Italia con il passaggio del turno ai sedicesimi della formazione di Di Fabio, che ha avuto la meglio ai rigori sui rossoblu, che adesso possono meditare vendetta con la terza giornata di campionato in casa, un derby molto sentito anche dalle due tifoserie. Per quello che riguarda invece la capolista del girone F, ovvero la formazione dell'Ancona, la squadra di Cornacchini reduce da 3 vittorie consecutive tra campionato e coppa, e di scena sul campo della Renato Curi Angolana, una trasferta insidiosa ma assolutamente da vincere. Perché? Perché la ricetta in casa biancorossa è quella di dare continuità ai risultati per provare a prendere il largo. Così la pensa anche uno dei migliori in questo avvio di campionato biancorosso, ovvero il difensore Luca Caccioli. Adesso essere in testa o secondi o terzi non conta niente, conta solo arrivare all'ultima giornata che sia primo in classifica. Sicuramente è un inizio positivo e secondo me importante. Io poi ho la mia teoria che se continuiamo a fare risultati positivi, secondo me possiamo prendere margine sulle altre, perché è un campionato talmente equilibrato che secondo me si porteranno via punti. Secondo me Fermana, Maceratese, Termoli, anche lo stesso Fano, secondo me è una buonissima squadra. Ci sono quelle, anche la Civitanovese è una buonissima squadra. Secondo me tra di loro si potranno portare via punti. Quindi secondo me noi dobbiamo assolutamente cercare di fare un filotto o di vittorie o di pareggi, cioè di cercare di non perdere. All'inizio che tutti aspettavamo, che volevamo anche fare, credo che insomma che sulle vittorie anche una importante con una diretta concorrente, quindi insomma siamo primi dopo quel punto di penalizzazione. Nessuno ci avrebbe mai pensato che dopo due giornate eravamo primi con il punto di penalizzazione. Cerchiamo di andare avanti così. Abbiamo una partita difficile domenica in un campo tipo Celano, dovremmo un po' tra virgolette modificare il nostro, noi diciamo non proprio il modo di giocare, però sicuramente non avremo i spazi che abbiamo quando giochiamo al Conero. Ecco, il campo sarà un pochino più piccolo, loro una squadra che corre molto, quindi ci dovremo adattare a giocare anche di sciabola, ecco, non solo di fioretto. Dunque Ancona che si prepara alla trasferta di Città Sant'Angelo contro la Renato Curi Angolana, sarà la terza giornata nel campionato di Serie D girone F, sarà invece la seconda giornata nel campionato di Eccellenza Marche. Questo è il quadro: Castelfidardo Cagliese, Elpidiense Cascinare Corridonia, Folgore Fallerone Vismara, Montegiorgio Tolentino, Monturanese Urbania, Pagliare Vigor Senigallia, Porto Recanati Biagio Nazaro, San Benedettese Forza Impronese e Trodica Grotta Mare. Questo il quadro dunque per la seconda anche nel
massimo campionato di calcio delle Marche. Ed ora dal calcio ci spostiamo al basket per parlare di Sutor Montegranaro, che si prepara a vivere una trasferta, quella in Grecia, per partecipare a Patrasso da domani fino a domenica al torneo con Olympiakos Pireo, Apollon Patrasso e Retim Noegen. La Sutor scenderà in campo già domani alle 21 incontrando i campioni dell'Olympiakos Pireo. La sfida greca rappresenta un momento molto importante sia dal profilo sportivo, perché insomma proietta la Sutor anche fuori dall'Italia e regala alla realtà gialloblu anche una prestigiosa vetrina. È lo stesso coach Carlo Recalcati a sottolineare quanto sia importante questa esperienza da affrontare, dice, con il giusto entusiasmo e con la consapevolezza che si tratta di un momento importante per la Sutor e del percorso che ci sta portando verso il campionato. Il prestigioso torneo a cui partecipiamo ci consente infatti di confrontarci con la pallacanestro europea e con i campioni della stessa, in secondo luogo, per quanto più direttamente ci riguarda sotto il profilo della preparazione, si tratta del primo vero impegno dopo i primi due scrimmage. Di fatto è questo il primo vero impegno agonistico del precampionato, un precampionato che ieri sera ha visto la Sutor anche a Cervia avere la meglio sulla PMS di Torino nell'amichevole che si è giocata appunto a Cervia e vinta da Montegranaro 78-65. Chiudiamo ora con la pagina degli eventi, perché domani si svolgerà presso lo Stadio Dorico di Ancona la Notte Dorica, una giornata, serata, evento dedicata completamente allo sport, con un torneo giovanile di calcio per bambini dai 5 ai 12 anni nel pomeriggio, con i giovani insomma che avranno la possibilità di cimentarsi anche con molte altre discipline sportive, e poi dalle 20 la presentazione di tutte le prime squadre dei maggiori club della città, la presentazione delle squadre che fanno parte del consorzio Ancon e poi la premiazione della fase marchigiana di Miss Blumare Marche, quindi sport e anche bellezza. Di questo ne abbiamo parlato con l'assessore allo sport del comune di Ancona, che ha organizzato la Notte Dorica in collaborazione con Sosteniamo l'Ancona, Andrea Guidotti. Da come è stato pensato, dovrà essere una grande giornata di sport per tutti i ragazzi da 0 a 14 anni, dove i ragazzi socializzeranno insieme, dove si faranno tante attività di tutte le discipline che vanno dal tiro con l'arco, al tiro alla fune, alla corsa dei sacchi, alla pallamano, al basket, tennis, volley, insomma c'è di tutto e di più. I ragazzi staranno insieme dalle 4:30 alle 8 e questa è un'iniziativa portata avanti da Sosteniamo l'Ancona con la collaborazione del comune, del consorzio Ancon, e poi la sera dalle 8 ci sarà la presentazione di tutte le prime squadre cittadine partecipanti ai campionati di categoria. Attività organizzata proprio per far socializzare i ragazzi? Ma sì, è stata appunto con Sosteniamo l'Ancona, quando ne abbiamo parlato i primi d'agosto, si è pensato di fare un grande evento, io ho detto che ero molto felice di questa iniziativa e quindi sono sicuro che Ancona vivrà una giornata all'insegna dell'amicizia, con tanti ragazzi uniti insieme, senza polemiche, senza problemi di alcun tipo. Sarà veramente, sono sicuro, mi auguro una bellissima giornata. Con questo auspicio si chiude la nostra edizione di Sport Today. Il prossimo appuntamento, come sempre, lunedì, il primo alle 19 in contemporanea su Radio Center Music e su ETV. Da parte della redazione sportiva, per il momento il nostro augurio è di una buona serata, ma soprattutto di buon weekend. Grazie, arrivederci.